Intanto l'ambito 5 si riunisce con cadenza mensile, però l'ufficio scolastico regionale negli ultimi giorni, nell'ultimo mese, sta svolgendo la propria funzione di coordinamento e quindi sta utilizzando il servizio ispettivo per venire a fornire ai dirigenti scolastici di ogni ambito le indicazioni di massima su come deve essere sviluppato il piano di formazione. E come sta dicendo in questo momento l'ispettrice Fisicaro, come saranno valutati gli stessi dirigenti scolastici, perché in base alla legge 107/2015 che vuole che la scuola sia buona, che la scuola sia valutata, che la scuola sia autonoma, che sappia organizzarsi, i primi ad essere valutati saranno i dirigenti scolastici. E non esiste vita senza che le persone siano valutate. Di conseguenza noi siamo valutati dagli alunni, dai professori, dai genitori, dai collaboratori scolastici tutti i giorni, tutte le mattine. Questa valutazione invece è sistematica e si rapporta alle priorità che la scuola si è data quando è stato approvato il RAV e quando è stato approvato il piano di miglioramento della scuola, che entrambi confluiscono nel PTOF, nel piano triennale dell'offerta formativa. Sappiamo che è una valutazione che attiene alle azioni che i dirigenti compiono, indipendentemente dal risultato, perché una scuola può non funzionare perché mancano i riscaldamenti e questo non dipende certamente dal preside, però è importante che il preside abbia messo in atto tutte le iniziative utili a fare funzionare la scuola, per fare un esempio.